Andrea Nicolai, da dove partiamo? Più 14 al rimbalzo, la vittoria contro Omegna senza Berti, la grande difesa, l'intensità tenuta alta per tutti i 40 minuti, segnali positivi, Andrea, sono notevoli in questa partita. Sì, abbiamo fatto una bella partita, ragazzi sono stati bravissimi, perché era molto difficile preparare questa partita, perché Omegna ha tantissime varianti tattiche, varianti di gioco, è stata dura la preparazione, è stata dura anche 9 giorni di lavoro senza partite, ma devo dire che i ragazzi sono stati veramente bravi, attenti, abbiamo messo in campo tante cose che abbiamo preparato con pochissime sbavature. Partita difficile perché ci è arrivata fra capo e collo la problematica di Berti, però diciamo che siamo meritati anche un po' di fortuna, perché qualche canestro è entrato dentro con un pizzico di buona sorte. Anche loro, non dimentichiamo che non ha giocato Cantone, che per loro è un giocatore altrettanto importante, e bravi ragazzi. Queste sono partite, diciamo, da preparare in automatico, le motivazioni sono sempre altissime. Ora quello che ci preoccupa è la difficilissima partita di domenica con San Miniato e quella dopo con Oleggio, che è la sorpresa del campionato, e non sappiamo ancora se potrà giocare Simone, quindi non dobbiamo mollare, siamo lì con la testa e continuiamo il lavoro. 8-19 per Omegna, che sembrava poter fare il basket che forse vuole, no? Di andare un po' in transizione, correre. Poi l'entrata di Cuccarolo ha cambiato la partita, aria più intasata, voi siete riusciti a gestire il ritmo. In primo campionato si parlava, no, di una Fiorentina che vuole questi punteggi, vuole tenere probabilmente anche il gioco più a metà campo, e da lì in quel momento, con l'entrata di Cuccarolo, la partita è cambiata. Poi ci sono due innegabili protagonisti, che sono Vico e Bianconi. Sì, noi sappiamo che non abbiamo più giocatori che vincano le partite da soli, come l'anno scorso spesso è successo, uno era stasera in campo. Siamo una squadra con un buon talento offensivo, ma forse con un pizzico meno di pericolosità dell'anno scorso. Dobbiamo sbatterci di più in difesa, essere più solidi in difesa, lo possiamo fare. Gino ci dà una variante tattica importante, ma non farei graduatorie, tutti sono stati importantissimi, anche i ragazzini. Citerei Drocker e Udon, che una partita così importante, sono stati in campo. Niente, sono segnali positivi. Sappiamo che dobbiamo lavorare molto, perché certi meccanismi ancora non sono perfetti, però penso che possiamo far bene anche quest'anno. Mi sembra che abbiamo messo insieme una squadra con la giusta etica professionale, tutti pronti nel preparare le partite al punto giusto, e niente, siamo soddisfatti della partita di oggi, ma da domani siamo già in campo per preparare San Miniato. Le ultime due cose, la staffetta su Grande, prima è partito Bastone, poi Savoldelli, Drocher, l'avevi preparata così per cercare di sfiancare un po' Alessandro. La seconda cosa, ti chiedo un po' di aggiornamenti su Berti, come sta e se riesce a metterlo in campo domenica. Sì, noi siamo molto, credo abbiamo la possibilità di essere molto poliedrici in difesa, con vari cambi di marcatura, con vari giocatori con caratteristiche diverse, anche sia offensive che difensive, quindi dobbiamo sfruttarlo. E l'abbiamo fatto, certo, Grande è un giocatore che è fondamentale per Omegna, al pari di Balanzoni, che aveva 24 punti di media fino adesso, e siamo stati molto bravi a contenerlo, togliendogli le cose che fa meglio. E niente, siamo avuto un problemino, uno stiramentino muscolare al polpaccio, dobbiamo vedere come prosegue il recupero, le terapie in vista di domenica. Quindi niente, siamo lì, ancora lì al pezzo. Voglio ringraziare il pubblico presente, che ci ha dato una grande mano, però un pizzico di rimpianto rimane, perché una partita così importante, con la prima della classe, avere San Marcellino, qualcosino di più. Sinceramente, San Marcellino mezzo vuoto dispiace, perché questi ragazzi si meritano tanto, quello che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni è tantissimo. Credo che bisogna provare a inventarci qualcosa di diverso, di originale, non lo so, ma credo che sia molto una cosa importante, perché man mano che le partite andranno, peseranno sempre di più, il fattore campo deve essere determinante, e lo dobbiamo ricercare, ci dobbiamo lavorare, sperando che, sinceramente, oggi c'era la concomitanza con la Coppa Campione, con la Champions League, c'era l'Inter, anche se tifo Inter, ma penso che ci ha tolto un po' di gente.